68-69, un Telefunken avveniristico perché aveva il telecomando, era col cavo, però aveva il telecomando, sì, una specie di comando a distanza, però tramite il cavo col quale mio padre sorprendeva gli astanti, diciamo, spegnendo la televisione da qui e dalla poltrona. E ricordo che la televisione ce l'avevano gli abitanti del piano inferiore. E quindi a volte si andava a vedere la televisione giù, c'era solo il primo canale, ricordo. E ricordo che si vedevano, insomma, quelle poche cose che si potevano vedere. Ricordo che il lunedì e il mercoledì c'era il film, no? C'erano due film a settimana, il lunedì e il mercoledì, se ricordo bene. Il giovedì c'erano i quiz. Quando si parla di televisione dei tempi andati, la prima cosa che mi viene a mente è Belphegor. Non so se il nome dice qualcosa a loro che sono nati molti anni dopo. Nulla, perché poi è stato fatto pure un film che è andato al cinema Come no, una decina d'anni fa. Sì. sì, con l'attrice francese, quella bellina del tempo delle mele, e Sophie Marceau. Sophie Marceau. Invece quel Belphegor tradizionale c'era Juliette Gréco Greco. che faceva la parte di Belphegor e che mi mise una paura dei fantasmi che mi sono trascinato avanti per anni e anni e anni. Si chiamava N'erano due di quegli anni, Belphegor e il Leopard. segno del comando. Sì, lì c'era un fantastico, forse era un Però era po' dopo però, mi sa, 71. 71. 71. Io ho rivisto sia l'uno che l'altro. Il Signore del Comando però non lo ricordo bene, Belphegor l'ho rivisto, lo ricordo perché l'ho visto credo un anno fa. Tra l'altro mi è anche piaciuto. Programmi ti ricordi di questa Era la TV dei televisione? ragazzi, Che ti ricordo. ricordi della TV dei ragazzi? Ricordo che cominciava alle 4:30, che c'era una sigla, sì, con il supermano. E che trasmettevano a volte dei telefilm a puntate, ricordo Gianni e il Magico Alberman, ricordo Ciuffettino, Rintintin? Rintintin. Rintintin Tristezza. anche qualche anno prima, insomma. I cartoni animati? Bracco Cartoni animati meno, ne ricordo meno. Baldo Ah, Show, Bracco Baldo Show, no? L'Orso Yogi in bianco e nero. sì, Yogi, sì, Yogi e ricordo. Bubu Sì, no, Grigi. adesso che li dici li ricordo. Poi ricordo una trasmissione a quiz per ragazzi che si chiamava Chissà chi lo sa, con Febo Conti. Chissà chi lo sa. I racconti di Padre Brown. Di Padre Brown? No, quelli di Padre Tobia Padre ricordo. Ah, Tobia. Padre Brown pure, sì, che era con Renato Rascel, era Renato Ronaldo Foà. Rascel. Però questo era un programma serale, non era per bambini, credo. I racconti di Padre Tobia erano quelli con Silvano Tranquilli, che faceva un prete, Vero, 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 vero. che È trovava un amico, bello. trovava un tesoro. Nel 1969 l'uomo arriva sulla Luna. Sì, Tu avevi 20 o nove anni. 21 luglio, dipende. Sì, lo ricordo perfettamente, ricordo la trasmissione televisiva con la quale assistemmo, però non assistemmo allo sbarco, era sbarco perché non c'è un'immagine ovviamente dello sbarco, non poteva esserci, non essendoci nessuno sulla Luna a riprenderlo. Però ricordo Però appunto il c'era una collegamento col telecamera sulla telegiornale zampa in fuori. diretta, ricordo il collegamento col telegiornale in diretta, Tito Stagno, se non sbaglio, era il giornalista Rai che raccontava questa cosa, ricordo che c'era un famoso giornalista Ruggero Orlando insieme in studio, ricordo che ci fu un equivoco perché a un certo punto dissero che la navicella, il Lemme era allunato e invece non era vero, dice no, manca ancora qualche metro, ci fu una specie di litigio fra due giornalisti, qualcosa del genere, insomma. Al costo di apparire un po' ridicolo dirò che avevo una paura, oggi insegno scienze, quindi so qualcosa delle leggi di Keplero e della legge di Newton. Allora mi era presa una fantasia che non appena l'uomo fosse sceso sulla Luna, la Luna sarebbe potuta cadere sulla Terra, avevo questa paura. E però poi insomma non è accaduto, non era un terrore, però avevo fatto questa ipotesi, sapendo poco appunto sia di Newton che di Keplero. Per il resto non ricordo di aver pensato granché, insomma, Ma sicuramente a essendo scuola. avendo 9 anni, insomma, tutta la retorica dell'uomo sulla Luna non mi sfiorò, ma non.